Riconoscersi tra le parole. E questo è il titolo dell'antologia poetica realizzata da dei ragazzi speciali, quelli che tutti i giorni frequentano il centro diurno I Colori della Vita. La raccolta di poesie è stata realizzata grazie al laboratorio curato da Maria Giusti nell'ambito di un progetto Poetry Therapy. La poesia viene utilizzata per portare fuori le emozioni. Molte delle poesie dei ragazzi trattano temi diversi, si passa dalla gioia al dolore, dalla luce al buio, ma conducono quasi tutti inevitabilmente alla salvezza, perché in ognuno di loro c'è questa voglia di vivere. L'antologia poetica, presentata ad un pubblico molto numeroso, rientra tra le attività proposte agli ospiti del centro diurno I Colori della Vita, che punta quotidianamente all'inclusione e a portare avanti quanto più possibile l'indipendenza degli ospiti che lo frequentano. Loro veramente ogni giorno si dedicano a tutta una serie di attività che hanno il grande scopo poi di renderli sempre più autonomi e indipendenti nella loro quotidianità, perché il centro diurno poi come missione ha proprio quella di fornire gli strumenti necessari per migliorare la propria qualità di vita e lottare purtroppo contro quello stigma e quel pregiudizio che ancora ruota tanto intorno alla salute mentale. Durante la presentazione dell'antologia è stato dato ampio spazio agli autori attraverso le letture e le loro testimonianze. Ed eccoci con Elvira. Ciao Elvira, tu hai scritto una poesia molto bella, come si intitola? Ora. Di che cosa parla? Della vita che va alla deriva. Ecco. È stato bello partecipare a questo laboratorio creativo? Sì, è stato bellissimo. La tua poesia è contenuta in un libro che tutti quanti leggeranno, sei contento? Moltissimo, il laboratorio è bello, interessante, quindi sono molto contento di quello che ho fatto.